Alfonso Gianni, ex parlamentare, redattore della rivista Alternative per il Socialismo, una fotografia dell'attuale situazione politica. Una fotografia dell'attuale situazione politica è mossa e confusa, perché si devono definire tutte le scelte e anche le modalità delle scelte, nel senso che non c'è una legge elettorale. Obiettivamente nessuno può dire quale sarà, anche se l'ipotesi più probabile è che si vada con un consultellum leggermente aggiustato. A sinistra non si è sciolto il nodo di quali saranno le forze che si aggregheranno, visto che nessuna da sola è in grado di superare l'eventuale quorum, quindi è una situazione molto, molto fluida, tutta in discussione, e quindi il dibattito estivo e soprattutto nell'immediata ripresa autunnale sarà molto intenso su quale sarà il futuro della sinistra, in primo luogo se esisterà una sinistra capace di esprimere una rappresentanza parlamentare, come io mi auguro, e naturalmente che cosa farà questa sinistra in relazione anche al quadro europeo, dove in alcuni paesi la sinistra è riuscita addirittura a conquistare posizioni di governo, in altri ha posizioni di opposizione ma assai robuste, e nel nostro paese invece la situazione della sinistra è quella più arretrata.